Presentazione in grande stile al Teatro Tosti di Ortona della Nippo Vini Fantini, nonostante il maltempo. Damiano Cunego e il neo arrivato Julian Arredondo saranno i capitani. L'obiettivo è strappare l'invito per il prossimo Giro d'Italia e ben figurare nella corsa del centenario, con un sogno grande così. Tokyo 2020 nel progetto con il Giappone. Puntiamo sempre a fare bene, i risultati devono essere la logica conseguenza del lavoro che c'è a monte. Abbiamo come team lavorato tantissimo, speriamo che i ciclisti facciano la loro parte e che la stagione ci dia i giusti risultati. Step by step la tua squadra sta diventando sempre più importante, hai cominciato da lontano. Ti chiedo se nella tua idea, nella tua mente è previsto il salto definitivo nelle Pro Tour. Guarda, sicuramente tutti vogliono arrivare là e anche noi. Bisogna dire che siamo al nono anno, abbiamo fatto sempre meglio, soprattutto come tipo di squadra, come organizzazione, e poi se dovesse arrivare un altro partner a darci manforte che ci permette di fare questo salto, avremmo toccato il cielo con un dito. Il giro dello scorso anno fino all'ultima tappa sei stato protagonista per la vittoria della maglia azzurra, però forse a Damiano Cunego si addice di più il successo in una grande tappa di un giro, potrebbe essere quello l'obiettivo? Magari sacrificare la maglia per una bella tappa. Ma indubbiamente questa cosa che dici potrebbe essere anche vera. Ovviamente è una cosa che va calcolata. Se punti a vincere una tappa, uno stage di giornata a un grande giro come il Giro d'Italia, di conseguenza non puoi curare la classifica finale o la maglia rosa. Quindi io baratterei sì una tappa per la maglia blu, che l'anno scorso c'era andato molto vicino. Siamo fiduciosi, abbiamo un Arredondo pienamente recuperato e questo ci fa ben sperare. Non ricordiamo appunto agli appassionati tifosi che Arredondo circa 2 anni fa conquistò la maglia azzurra al Giro d'Italia. Abbiamo Ivan Sandoromita, ex campione italiano di professionisti su strada. Non ci scordiamo del capitano Damiano Cunego e tanti bei giovani che faranno sicuramente molto bene. Si è parlato in presentazione della tappa del prossimo 14 di maggio, hai portato la salita più dura del giro. Sì, come ho detto prima in presentazione, per me è un sogno che si avvera, era da tantissimi anni che volevo assolutamente far fare questa salita al Giro d'Italia, anche per valorizzarla da un punto di vista panoramico e soprattutto per dare una concretezza a questo giro. E una cosa che mi ha sorpreso è che la RCS ha voluto 2 salite importanti già nei primi 10 giorni di corsa. Con i nostri microfoni ci ha fatto capire che forse è giusto sacrificare la maglia blu per provare a vincere una grande tappa. So che tu sei d'accordo. Sì, io ero d'accordo già l'anno scorso e da 2 anni fa. Un corridore, quando è ormai nella piena maturità fisica, deve puntare più a una vittoria che dà un'eccellenza al suo palmarès, che porterà avanti una maglia azzurra che poi alla fine forse nessuno più le ricorda.